Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Tina Cipollari è stata protagonista di un violento scontro in studio. Accade tutto davanti alle telecamere senza censura. L'opinionista è esplosa davanti a tutti e stavolta non è colpa di Gemma Galgani o Ida Platano. Scopriamo cosa è successo e quali conseguenze potrebbe avere la reazione di Tina Cipollari. Lo studio di Uomini e Donne si incendia molto facilmente negli ultimi tempi. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si trovano a commentare le vicende dei protagonisti del programma e spesso sono in disaccordo. Nelle ultime puntate è dovuta intervenire persino Maria De Filippi perché la tensione era alle stelle. La Cipollari non le manda a dire quando c'è qualcosa che non la convince ed è sempre pronta ad esprimere il suo parere molto pungente. Ormai le sue sfuriate fanno parte dei pomeriggi degli italiani, che seguono il dating show con grande affetto da moltissimi anni. Nell'ultima puntata trasmessa è andato in scena uno scontro con la furia di Tina. Ma cosa c'è dietro a quello sfogo pesante? Scopriamo di più. Tina Cipollari mena quasi Gianni per colpa di un cavaliere. Gli spettatori di Uomini e Donne ormai hanno conosciuto nel tempo l'opinionista che siede accanto a Gianni Sperti. I due sono spesso in disaccordo l'uno con l'altra e accade sempre più frequentemente che si scontrino in modo molto acceso. Entrambi hanno simpatie e antipatie per diversi protagonisti del parterre maschile e femminile, per non parlare dei tronisti del trono classico, che suscitano sempre molte polemiche. Le corteggiatrici di Riccardo Guarnieri hanno creato moltissima discussione in studio e la Cipollari ha preso le difese della dama Cristina contro Riccardo. Quando però Gianni è intervenuto a favore di Cristina, dando ragione al cavaliere, Tina ha perso completamente il controllo e da casa hanno iniziato a rumoreggiare. Lo voleva menare. Quel plexiglass stava per rompersi sotto la furia dell'opinionista e non c'è nulla da fare. Gli spettatori sospettano che dietro a quella perdita di controllo. Ma di che si tratta? L'opinionista contro il cavaliere? Fuori dallo studio subito. Tina ha una marcia in più. Negli anni ha sempre scovato tutti i furbetti che stavano in trasmissione per popolarità e non in cerca d'amore. Quando l'opinionista si esprime insomma, il 99% delle volte ci azzecca. Forse il suo intuito e la sua sensibilità sono superiori alla media, però stavolta il pubblico inizia a sospettare altro. È possibile che Tina voglia spingere Riccardo fuori dallo studio? Forse più verosimilmente vorrebbe spronarlo un po' e vederlo davvero sistemato con una dama. Ma pur sempre fuori dallo studio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.